Quindi anni 90 noi abbiamo computer e cellulari sostanzialmente insieme. Prima di quella data chi voleva spedire una lettera andava a comprare un francobollo e una busta, e chi voleva parlare con un'altra persona doveva trovarsi a casa propria e diceva ciao come stai e non ciao come dove sei. Okay? Cioè, quindi quello era lo scenario degli anni 90. Alla metà degli anni 90 noi abbiamo non soltanto il computer, ma abbiamo, cominciamo ad avere la possibilità di andare in internet. E nasce il web, che è il web 1.0, no? Cioè diamo un paio di coordinate. Il web 1.0 è un web statico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è qualcuno che produce pagine web e molti che ne fruiscono. Quindi il rapporto è sostanzialmente un rapporto uno-molti, e quindi la maggior parte della popolazione che progressivamente aumenta dei fruitori del web, tenete conto che la velocità dei modem analogici era molto bassa rispetto a quella attuale, no? La maggior parte delle persone fruiscono di pagine che sono prevalentemente pagine testuali, okay? Pagine testuali perché le immagini pesano e è difficile caricare. Dall'inizio degli anni 2000 abbiamo una grossa svolta, no? Cioè proprio un salto sostanzialmente di qualità, perché abbiamo insieme intanto la DSL, quindi connessioni veloci che consentono di elaborare moltissimi dati contemporaneamente, e quindi per esempio comincia la possibilità di avere delle immagini ad alta definizione ed eventualmente anche dei video. Poi abbiamo un linguaggio che cambia, perché è un linguaggio PHP, no? Un altro linguaggio di programmazione più complesso dell'HTML1, che era quello del web 1, che ci consente, anche questo è stato già citato, l'inizio dei CMS, no? Cioè di sistemi per gestire i contenuti che fanno sì che anche l'utente, scrivendo in linguaggio naturale, cioè digitando sulla tastiera, ha la possibilità di vedere pubblicato online quello che ha scritto. Questo è l'inizio per esempio dei blog, no? La prima grande stagione dei blog che comincia all'inizio degli anni 2000, no? Nasce in questo contesto, e qui comincia il cosiddetto web 2.0. Intanto c'è lo sviluppo dei contatti e quindi in qualche modo, come dire, la possibilità di trattare e elaborare dati accompagna, può accompagnare il tempo. Dopodiché da lì abbiamo intanto il wifi, quindi la connessione che non è più legata al computer, ma che è una connessione che raggiunge il computer ovunque all'interno di un ambiente servito dal wifi, e poi abbiamo lo sviluppo, no, di una serie di tipi sostanzialmente di siti molto diversi, no? Quindi Wikipedia è del 2001, no? Ce l'ho fatto vedere il collega stamattina. Wikipedia è una delle prime possibilità di interagire direttamente dal proprio computer con il web. Poi c'è Skype, quindi la possibilità di connettersi e di fare comunicazioni e anche piccole riunioni, diciamo, in remoto. Poi c'è MySpace, poi c'è Moodle, cioè il più Moodle insieme ad altri servizi per le learning che cominciano a far sviluppare la formazione a distanza attraverso il computer. Io per esempio l'ho usato a scuola per diversi anni. E poi YouTube, no? Che è del 2005, e contemporaneamente si sviluppa l'HTML5, cioè il cosiddetto web semantico, che porta poi a Twitter e a Facebook, oltre che alla web conference. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la pagina Facebook che voi aprite, la pagina con le notizie, è una pagina che il sistema genera soltanto per voi. In base, scusate, tra l'altro una piccola curiosità, quanti di voi hanno Facebook sulle mani? Sono già aumentati rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso erano ancora meno, quindi evidentemente il fenomeno in qualche modo si diffonde. Dicevo, la pagina generata da Twitter o da Facebook è una pagina che esiste solo per voi, perché è una pagina che aggrega
ok? E quindi questo è il web semantico, il web nel quale, no? Il sistema ha dei segnali che gli consentono di rielaborare le informazioni e di presentarle a voi che avete quelle caratteristiche in un certo modo. Oggi ci troviamo di fronte a un altro cambiamento che è questo. Noi abbiamo un incrocio tra tre elementi che sono i device, quindi gli oggetti attraverso i quali gli hardware che diventano sempre più portatili, no? Quindi l'iPad, l'iPhone e così via. Poi abbiamo un'amplificazione enorme della dimensione social, perché sostanzialmente la maggior parte dei siti sono siti all'interno dei quali ci si mette in relazione con altri, e poi perché esiste il cloud. E quindi sostanzialmente molte delle informazioni o delle applicazioni che ci servono non sono più risidenti sul nostro computer, ma sono direttamente in rete, e noi ne possiamo usufruire direttamente in rete. Questo è un cambiamento molto grosso, no? Perché è una... l'insegna, diciamo che la parola chiave è la delocalizzazione. Da una parte delle relazioni, dall'altra delle possibilità di lavorare e studiare, il che è molto importante, per esempio nell'ottica, che diceva oggi il professor Morigi, della cosiddetta flipped classroom, che è una delle modalità nelle quali si può lavorare a scuola, ma che è una modalità che è consentita soltanto dal fatto che esiste il cloud, che esistono le app, che danno la possibilità di lavoro a distanza, ma come se si fosse in presenza sostanzialmente, e poi naturalmente la delocalizzazione.